16 e 29 minuti insieme a Don Filippo Ferraro, stiamo presentando il suo primo CD. C'è qualcuno che mi chiede anche Barbara di Treviso, potete ripetere la data del concerto al Pio Decimo? Adesso lo andiamo a ricordare. Paola, a te la parola. Allora, l'appuntamento di presentazione del CD Orizzonti Verticali di Don Filippo Ferraro sarà venerdì 12 alle 21. Alle ore 21 all'auditorium del Collegio Pio Decimo a Treviso. Lì ci saranno tutti i musicisti che hanno suonato? Ci sarà gran parte dei musicisti. Purtroppo un paio mancheranno proprio perché sono impegnati con tournée. In giro? In giro, del resto i musicisti sono sempre richiestissimi. Allora, in 10 canzoni racconto la mia esperienza di uomo e di sacerdote, incontri, persone, gesti e parole che mi hanno parlato di Dio. Questo è quello che hai anche scritto nel CD, in pratica. Sì, l'ho scritto perché è un po' l'esperienza che ho fatto in questi anni. Magari qualcuno dice, ma Dio parla, Dio c'è. La grande fatica è proprio questa, di riuscire a incontrarlo, a scorgerlo proprio nei segni piccoli di ogni giorno, nelle persone che ci circondano, in chi si prende cura di noi in certe circostanze. A me non è apparso in grandiose manifestazioni, ma l'ho incontrato nella mia vita semplice, nella mia famiglia, negli amici, anche nella vita di parrocchia, e così ho scoperto questo Dio e l'ho cantato in queste canzoni. Anche perché tu avrai a che fare molto con i giovani, essendo tu un 35enne sacerdote, cappellano. Mi raccontavi prima che hai ricostruito anche il gruppo degli scout. Sì, siamo ripartiti anche con gli scout, certo. Sì, è una delle parti più belle del mio ministero, è il contatto frequente con i giovani, con le famiglie giovani. È un'occasione per testimoniare anche solo con la presenza. È anche una delle sfide più grandi della Chiesa oggi, credo, di trovare le forme per andare incontro alle persone laddove vivono. Quindi anche se la musica che parla della vita di ogni giorno, come vuole essere questo CD, è un'occasione buona, così cerchiamo di usarla. Sì, esatto, è uno strumento anche questo, certo. No? Anche quello della musica, del CD, eccetera. Allora, tu sei, dicevamo, di Mussolente, però originario, sei nato a Bassano del Grappa. Sono nato e l'ho frequentata molto, vuoi perché ci sono andato a scuola fino alla fine del liceo e poi perché così, come tutti i giovani, ti trovi e vivi la tua vita con gli amici nella città un po' più grande, più vicina che hai, insomma. E credo che a Bassano tu hai dedicato una canzone con sì. La quale io direi ci salutiamo, è il brano che chiude questo incontro con Don Filippo Ferraro oggi pomeriggio in diretta a Radio Belle Monella per presentare Orizzonti Verticali, CD che ricordiamo si può trovare dalle Paoline a Treviso oppure anche nei negozi di dischi. Dicevamo, vicino a un ponte. Vicino a un ponte perché, sai, a volte fai delle scelte nella vita e dopo ti accorgi che avevano delle radici un po' distanti, e a me è venuta un po' questa suggestione. Quel ponte vicino al quale sono nato, che è un po' l'immagine di Bassano, forse un po' alla volta mi ha fatto pensare che anch'io volevo diventare un ponte, nel senso di essere un qualcuno che fa incontrare la gente, essere uno strumento, un tramite perché le persone si incontrino tra di loro e con Dio. Questo essere di aiuto agli altri per passare dall'altra parte, per andare più distante. Una cosa che mi ha fatto un po' sorridere, la figlia di Nicola Dal Bol, pianista che suona in questo CD, che è una mia fan accanita, che quindi devo salutare per forza, ha 6 anni, e dopo aver ascoltato il CD, aver praticamente già imparato tutte le canzoni a memoria, ha detto, la prima domanda che ha fatto il papà è stata, ma perché Don Filippo vuole diventare un ponte? È proprio questo un po' la genuinità, certo, della bimba che ha fatto che aveva capito già il CD, ha sottolineato la chiave di lettura di tutto. Allora, Treviso ieri ha abbracciato il suo nuovo vescovo, certo. Ha fatto l'ingresso Sua Eccellenza Monsignor Gardin in cattedrale, ieri c'è stata la solenne celebrazione, credo che tu avrai ieri eri presente credo con tutta la comunità ecclesiale, certo. Diocesana, ma avrai modo di andare a regalare al vescovo, se non l'hai già fatto. No, non l'ho ancora fatto. Vescovo di Treviso questo CD. Aspetto che si sistemi con calma, poi glielo darò. Beh, una nota invece, ringrazio volentieri anche il vescovo precedente che mi ha scritto una bellissima lettera proprio un paio di settimane fa, ringraziandomi del CD e incoraggiandomi a continuare. Monsignor Mazzocato, che adesso, certo, è arcivescovo a Udine, certo. Esatto, bene. Allora, grazie per essere stato con noi qui, per la tua disponibilità ai nostri microfoni. Speriamo di rivederci e risentirci presto. Vicino a un ponte è il brano con cui salutiamo e ringraziamo ancora Paolo, grazie a Franco e grazie a Roberto Zanella per l'aiuto nella promozione. Grazie a Don Filippo Ferraro, ci sentiamo la canzone, un abbraccio, alla prossima.
Sono nato vicino a un ponte, guardavo scorrere lenta la vita e cercavo di capire cosa è meglio fare nella corrente, se lasciarsi trascinare o scegliere finalmente la direzione. Quante sere lungo quel ponte, le emozioni sono così tante che a guardarsi indietro è strano vedere quanto ormai è lontano il tempo che ricordo come fosse ieri, come fosse ieri. E vorrei essere un ponte, aiutare tanta gente a incontrarsi, ad andare lontano e guardare l'altra riva se qualcuno ci attendeva per amare davvero senza paura. Abitavo vicino a un ponte, su un campo dove correvo insieme al tempo. Sulla ringhiera contavo i miei passi, senza che ancora lo sapessi, che non sarei tornato più indietro, più indietro. Su quel ponte è passata la mia giovinezza, lasciando l'incoscienza e l'amarezza, come l'acqua scorre senza far rumore, ma non così l'inquietudine e il dolore. Sono rimasti fedeli compagni per amore. Parlato molto di questo pezzo, finalmente l'abbiamo sentito, vero Don, che è ancora qui vicino a me. Ne approfittiamo per salutare anche da San Martino di Lupari il coro Giovani Note, che peraltro ti fa un in bocca al lupo per il tuo lavoro, dice speriamo anche di riuscire a venirti a trovare a Treviso. Dovete esserci per forza, ci mancherebbe, dai. Vabbè, allora, adesso ci dobbiamo salutare, c'è immediatamente la nostra redazione che chiede la linea per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Noi ci ritroviamo qui tra poco per gli ultimi 20 minuti della nostra diretta insieme. Ciao!